Ciao ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi un nuovo video, vi faccio un video haul, ma vi faccio anche un video nel quale vi faccio vedere le cosine che mi sono arrivate con le ultime collaborazioni. Voi sapete che oltre che farvele vedere, le metto anche in atto, magari in un Get Ready With Me, ed è quello che mi vedete indosso in questo momento, perché prima di girare questo video mi sono dedicata appunto al Mi Preparo Con Voi, nel quale ho provato tutta la roba di cui adesso andiamo a parlare. Però vi faccio sempre il video haul, così avete un quadro diciamo generico di quello che ho comprato. Poi vado ad utilizzare piano piano tutto sul mio viso. Partiamo intanto subito dalle collaborazioni. Beauty Big Bang, sapete che io collaboro con loro da ormai tantissimo tempo. Il loro sito www.beautybigbang.com ve lo faccio passare qui in sovraimpressione, e ricordatevi sempre che mi danno per voi la possibilità di avere uno sconto del 10%. Infatti basta inserire all'interno del carrello il codice ELBARX10 e avrete un 10% di sconto. Le spese di spedizione sono sempre gratuite, e i prodotti ci mettono dalle 2 settimane a massimo appunto 4 settimane massimo, perché sono prodotti che vengono dalla Cina, quindi ci mettono un po' di tempo ad arrivare. Però non come AliExpress, non come soprattutto Wish, che ve lo scordate proprio, non arrivano più. Questa volta ho scelto delle cosine molto carine, alcune delle quali sono già zozze perché le ho utilizzate per truccarmi purtroppo. La prima cosa che vi faccio vedere è questo porta sponge, che è troppo carino, che metterò là dietro nella mia collezione make up, perché mi piace da morire, anzi lo metto proprio qua dietro così lo vedete. Nel frattempo è troppo carino, in plastica, verdino, verde chiaro, lo volevo in rosa ma non c'era. E a proposito di sponge, ho preso una sponge, una di quelle piccoline, in realtà credevo fosse una di quelle grandi ma ho sbagliato come al solito, perché dal sito le dimensioni ci sono scritte ma io vado sempre molto in velocità e vado, clicco subito e inserisco sul carrello, quindi non ci ho fatto caso. È viola anche se è tutta sporca di fondotinta, l'ho utilizzata oggi per stendere il fondo, e vi devo dire che, come tutte le spugnette di Beauty Big Bang, è top, morbidissima, voi potete farci la guerra, non si rovina. Poi ho scelto questi patch per gli occhi, sono già aperti perché li ho provati insieme a voi, in realtà li ho rimessi dentro perché volevo buttarli, però poi ho visto che dentro c'è un sacco di siero e quindi li ho reinseriti nuovamente all'interno del loro vano, e li voglio utilizzare almeno un'altra volta, se non due, perché sono inzuppatissimi. Li ho utilizzati per il contorno occhi, mi piacciono da morire, sono al collagene e si sono comportati benissimo perché mi hanno sgonfiato le occhiaie. Top. Poi ho scelto sempre il classico set di pennelli, proprio di averlo già preso questo set, comunque l'ho ripreso per la seconda volta, tanto comunque i pennelli non sono mai tanti, ma servono sempre. Alcuni sono sporchi perché ci ho fatto il look di oggi. Ci sono diversi pennelli per gli occhi, alcuni pennelli belli fitti per mettere il fondotinta o comunque per mettere il blush, per mettere gli illuminanti. Sono troppo carini, mi piacciono perché sono corti, come piacciono a me i pennelli troppo lunghi non mi piacciono. Comunque io adoro i pennelli di Beauty Big Bang e ve li straconsiglio se non sapete che pennelli prendere, perché pare che stavo dicendo che pesci prendere, comunque che pennelli prendere, perché sono veramente molto molto validi. Io ne ho tantissimi, ho il set quello lì appunto unicornoso, ho comprato anche un altro set rosino, che sono questi qui molto molto carini, un po' più lunghetti. Guardate che belli quelli là a forma di, diciamo, di unicorno, quanto sono morbidi. Li ho lavati e rilavati milioni di volte, sono magnifici. Ho preso una delle penultime volte, ho preso questi qui con il set unicorno però tutto glitterato. Sono troppo belli i pennelli di Beauty Big Bang, io ve li straconsiglio. E oggi io ho scelto, cioè oggi l'ultima volta ho scelto questi. Poi un'altra cosa che mi vedete indosso è questo gloss della Says Lady Cosmetics, che è appunto il brand che rivende Beauty Big Bang. Questo gloss è nella tonalità numero 01 ed è proprio un gloss pigmentato, tipo un vernissage o comunque tipo gli Shine Theory, quelli lì insomma pigmentati di Nabla, come per esempio il Syrup. Insomma è molto molto carino il pack, guardate che bello tutto specchiato, e poi ha l'applicatore proprio tipico da gloss,
ed è pigmentatissimo, ve lo faccio vedere, guardate quanto è pigmentato, l'ho messo solo al centro perché poi ho utilizzato un altro colore di cui adesso parleremo, un altro rossetto, e questo mi è piaciuto tantissimo, penso che lo riprenderò la prossima volta. E queste erano tutte le cosine di Beauty Big Bang. Passiamo alla seconda collaborazione che mi è arrivata poco dopo che mi hanno scritto quelli di Beauty Big Bang. Il sito si chiama Show Pants, vi faccio passare in sovraimpressione il nome così non vi sbagliate, è sempre un sito cinese. La prima cosa che pesco random è l'eyeliner liquido nero waterproof. Questo qui devo dire che ha un pregio e un difetto. Il pregio è che sicuramente che funziona, perché quello che mi vedete adesso indosso è sembra realmente waterproof. Il difetto è la punta, che è un po' troppo piccola, troppo corta, però è il fatto che comunque non scivola facilmente sull'occhio. Però guardate che bel tratto che ha, non scivola facilmente e soprattutto la punta è un po' piccola, quindi dovete prendere la mano, però se comunque dura tutto il giorno devo dire che è promossissimo. Vedremo. Ho preso un rossetto che è quello che mi vedete indosso, anche se al di sopra ho messo solo nella parte centrale un po' di gloss di Says Lady della Beauty Big Bang. E questo qui è un matte lipstick ed è un lipstick che comunque dice di essere intenso e soprattutto a lunga durata, e vi posso confermare che è così perché ieri sera l'ho utilizzato tutto il pomeriggio dalle 4:30 fino alle 8 di sera, ho bevuto solamente, non ho mangiato, ma lo sentivo proprio fermo lì, non si è mosso tutta la serata. Il pack è bellissimo, questo qui un po' satinato, un po' molto molto carino. Il rossettino è questo qui e vi faccio chiaramente uno swatch per farvi vedere la meraviglia del colore. Praticamente è molto simile a Milf di Mulac, quindi è un colore veramente stramega fico, mi piace, penso che lo utilizzerò parecchio. Ed infine ho preso, in realtà avevo preso una palettina di illuminanti e una palettina, io ricordo bene di aver preso una palettina diciamo per il contouring, ma mi sono arrivate due palettine di illuminanti che dico non dispiacciono affatto, sono la numero 1 e la numero 2. In realtà questa cosa io non l'avevo notata affatto e me l'ha fatta notare la mia dolcissima Claudia, a cui mando un grosso bacio, la quale mi ha detto, vedendole dalle stories, ma vedi che ci sono i numeri, e quindi io la seconda non la volevo aprire, ma in realtà le ho aperte entrambe perché sono due cose completamente diverse. La prima è questa e ha tutte queste colorazioni stramega fighe, tra l'altro questa qui meno male che poi alla fine l'ho aperta perché ci sono tanti colori che mi piacciono tantissimo, tanti illuminanti che fanno il caso mio, che io personalmente penso che userò tantissimo quest'inverno perché sono proprio dei colori invernali secondo me. Guardate che belli che sono, guardate che pigmentazione, tra l'altro oggi ne ho indossato uno dall'altra palette, adesso vi faccio vedere. Questa è comunque la numero 2, tra l'altro il pack è troppo carino perché hanno lo specchio dentro, sono tipo quad come fossero quelli di Anastasia Beverly Hills e hanno praticamente il fogliettino qui per evitare che si rovini, ma sono troppo carine, guardate, tutte diciamo tipo unicornose, ecco. L'altra è questa qui, è la numero 1, che è quella che ho utilizzato, dalla quale già la pellicola l'ho levata perché io ragazze non ce la faccio, e da questa ho utilizzato praticamente questi due colori qua ed è questo illuminante che mi vedete indosso, secondo me è qualcosa di stramega figo. Tra l'altro vi ho fatto gli swatch di questi colori anche su, guarda che bello questo bianco, vi ho fatto anche gli swatch di questi, e questo qui, madonna mia, pigmentatissimo. Ve li ho fatti su Instagram, quindi seguitemi sempre lì perché lì comunque vedrete sempre in anteprima tutto prima ancora che io vi faccia i video haul. E questi erano i prodottini che mi ha mandato Show Pants, che comunque ringrazio perché effettivamente, cioè, non me l'aspettavo affatto che mi contattassero, e tra l'altro trovo che è tutta roba valida, quindi sono proprio contenta. Speriamo di collaborarci ancora una volta in modo da scegliere altri prodotti. Andiamo avanti e vi faccio vedere le cosine che ho comprato da Wycon. Diciamo che sono stata l'altro pomeriggio e attualmente c'è il 30% se acquisti 3 prodotti che non sono già in sconto, e io ho preso appunto 3 cosine. E sicuramente sono entrata, principalmente sono entrata per prendere la matita marrone, la Long Lasting, questa qui è la Strong Coffee ed è la numero 16, che mi aveva consigliato Flower Groove, che è una ragazza che mi segue su Instagram, e me l'aveva consigliata su Instagram e quindi mi aveva detto prendila, credo che sia lei, sì, io mi confondo un po', e quindi ho voluto prendere questa che diciamo era l'unica che non avevo come matita long lasting, perché la nera l'ho sempre utilizzata ma la marrone mai, perché ultimamente mi piace molto mettere il marrone all'interno dell'occhio anziché il nero. E poi ho comprato, scusate ma non ho più i pack esterni perché li ho buttati dopo che ve li ho fatti vedere su Instagram e non mi sono ricordata che vi dovevo fare il video haul e ho buttato tutto, vabbè non è importante perché tanto
ve li faccio vedere così. Ho preso un mattificent perché dopo averlo riprovato per l'ennesima volta, perché la Claudia, la mia amica Claudia, me l'ha mandato come regalino e mi sono innamorata, a me piacciono tanto i mattificent, ho voluto prendere questo che è praticamente un matte lipstick ed è nella tonalità Naked 218. Guardate che bello che è proprio il mio colore, quindi non potevo lasciarlo lì. E poi ho voluto prendere un'altra long lasting liquid lipstick, di quelle che appunto sono a lunga durata. Sapete che io ne ho tantissime, tra l'altro io ho una nota sul mio telefono con tutti i numeri e questo numero qui non l'avevo scritto, per cui l'ho presa al buio. Poi quando sono tornata a casa mi è venuto il dubbio, perché si chiama Marsale, ho detto può essere che non ho la Marsale, in realtà o mi è finita e quindi l'ho depennata dalla lista, oppure non ce l'ho mai avuta e mi sono fatta il flash di averla. Comunque il colore è questa magnificenza qua che vi metto accanto al Naked. Io l'ho già utilizzata l'altra mattina e mi è durata tutto il giorno. Io adoro le long lasting, io vi ho dedicato una serie di video nei quali vi parlo di queste, diciamo, tinte, della loro performance, di come si applicano, eccetera. Quindi vi lascio sempre qui il link diretto appunto alla playlist. Diciamo che tutto ho speso alla fine 17,47 euro, quindi pochissimo, praticamente diciamo ne valeva assolutamente la pena prenderle. Lo stesso giorno che sono andata da Wycon sono passata dalla farmacia, finalmente ho comprato una cosa che praticamente la volevo da tipo troppo tempo, ma era sempre sold out in questa farmacia, cioè non la trovavo neanche nelle altre. L'ho pagata 12 euro, mi hanno fatto uno sconto di 50 centesimi, che carini. E ho preso finalmente il lip balm al miele di Nuxe, che praticamente avevo cercato come una pazza forsennata in tutte le farmacie di Catania, ma che non trovavo perché evidentemente era sold out. Tra l'altro molte ragazze che hanno visto le stories su Instagram mi hanno detto che hanno cambiato il pack. Il pottino è così, è tutto aranciato con la scritta Nuxe Rêve de Miel, che è praticamente un brand francese. Questo è un burro di cacao, quindi un lip balm, mamma mia l'odore è buonissimo, dovrebbe idratare al massimo le vostre labbra. Io non vedo l'ora di utilizzarlo, sono contenta di avervelo fatto vedere perché lo tenevo sempre qui su e non l'ho messo nel comodino, ma devo assolutamente provarlo perché l'ultimo che ho comprato, quello di Alma Kay, mi è piaciuto, ma non è quello che cerco io. Quello che cerco io è qualcosa di ancora più strong, e quindi questo l'ho preso al volo. Passiamo a un ordine che ho fatto su Maki Beauty qualche giorno fa, così a tradimento, senza che vi ho mai detto niente, perché lo rimuginavo questo ordine da tempo, però ogni volta rimandavo, alla fine ho deciso di prenderlo. Ho sempre usufruito del 10% dello sconto grazie ad Eleonora Magni, a cui mando un grosso bacio. Lei so che si vede i miei video perché spesso mi commenta: tesoro, ti seguo sempre, lo sai che ti adoro. Grazie al suo sconto ho preso questa palette, perché sempre di palette si parla, ragazzi, ma di cosa si può parlare, che volevo veramente da troppissimo tempo, perché la vedevo e la rivedevo nei video delle youtubers straniere, perché è una palette poco conosciuta in Italia. Infatti molte di voi neanche la conoscevano quando ve l'ho fatta vedere ieri su Instagram, ma io la volevo perché per il pack, perché sono stata attirata dal suo pack veramente accattivante. Allora, la palette in questione è lei, ed è la Burger Palette di Glamlight. Glamlight è una marca, diciamo, americana, credo che sia americana, che fa queste palette fantastiche con questi pack stra mega fichi. Praticamente si trova all'interno di questo cartone che sembra il cartone da sport, in buona sostanza. Si apre e all'interno ha un altro bustone di quelli praticamente con a scacchiera tipici da fast food, all'interno del quale c'è la palette. Vabbè ragazze, che cosa ve lo dico a fare, io quando l'ho vista mi sono innamorata follemente, guardate quanto è bella, stupenda, è tutta morbida fuori, ha un pack tutto morbido, all'interno si apre uno specchione enorme, ha una sorta, diciamo, di pellicola protettiva che io però prima o poi leverò perché già non la sopporto più, e la palette è questa qui, guardate quanto è bella, è stupenda, ha delle shade che sono la fine del mondo. Il look di oggi l'ho realizzato proprio con questa, quindi stay tuned perché presto vedrete il Get Ready With Me. Guardate quanto è bello questo look, molto molto colorato, e diciamo che hanno anche la pagina Instagram Glamlight, infatti io li seguo. Diciamo che presto prenderò anche quella a forma di pizza, la pizza palette, perché c'è anche quella e
sono un po' costosette, questa è costata 45 se non sbaglio, però c'è anche la, quella forma di pizza che costa 37, un po' meno, e anche quella è molto molto carina. Questa io l'avevo vista dalle youtubers americane, come youtubers italiane l'avevo vista da Deborah Fulli, che l'aveva comprata, l'ha comprata quei giorni che è stata a New York, mi pare a New York è stata, non mi ricordo, sì, credo New York, e quindi l'ho voluta prendere, è troppo bella. Chiaramente loro mi hanno dato il regalo, restando in tema mangereccio, questi Sun Bites, che sono diciamo degli snack ai multicereali con cheddar e cipolla caramellata, quindi formaggio cheddar e cipolla caramellata, 30% in meno di grassi, vabbè, saranno comunque una porcata universale. E poi mi hanno messo all'interno del pacchetto, che era comunque ben confezionato, era un mare di pluri, bolle ben, devo dire, sempre, sempre top, ma che beauty, mi hanno messo un sample di Madara, un Time Miracle Cellular Repair Serum, quindi un siero che ho già provato, tra l'altro, perché me l'hanno fatto provare in mio profumeria. Adoro questo brand, che è un brand bio, e sempre come brand bio mi hanno dato della Ziyaya, che è una marca che si trova diciamo prevalentemente su Mikey Beauty, una Rose Butter Moisturizing Day Cream, che è appunto una crema idratante al burro di rose, Rose Butter, per sensitive and dry skin, quindi per pelli diciamo sensibili, anche dry, secche, quindi non è proprio per me. Questa la regalo, ed ha un fattore di, ed è anche anti-age, 30 più praticamente, questa qui. Questa la regalo certamente, perché non sarà per performante per la mia pelle. Questo è l'ordine che ho fatto su Maki Beauty. Andiamo avanti, e prima di passare a Sephora vi faccio vedere le altre cosine che ho acquistato. Allora, ho acquistato due cosine da Kiko, in realtà una di queste cose non ve la posso far vedere perché l'ho comprata per mio marito, vi faccio passare per una foto. Io ho preso un contorno occhi della linea skincare, quella lì diciamo basica, che è antifatica e soprattutto è sgonfiante per le borse, perché mio marito ci soffre e mi ha detto comprami un contorno occhi per le borse, e gliel'ho comprato perché gli era finito quello di Sien, che gli è piaciuto, però lui mi ha detto non è bellissimo, perché lui vuole qualcosa, non è stato pazzesco, lui vuole proprio qualcosa che gli sgonfi l'occhio. Ma mentre ero lì non ho resistito e mi sono accaparrata un pezzo della Pop Revolution, questa è un eyeshadow palette, questa è l'ultima collezione uscita. Io quando l'ho vista non pensavo, ne avevo sentito parlare veramente bene da tutti, però onestamente intanto il pack è una meraviglia, perché è proprio un disco, un vinile con la scritta Kiko, dietro c'è scritto Pop Revolution, e io ho preso la prima, che è Brown Shell, ed è troppo troppo bella, ragazze, mamma mia, quando l'ho swatchata sono impazzita. Vi faccio anch'io, mamma mia, uno swatch per farvi vedere che meraviglia sono, cioè, questi sono degli ombretti che a me mi fanno paura, ragazze, cioè sono questi due qua sotto, questi due, uno e due, cioè, parliamone. Io appena li ho swatchati ho detto no, ma com'è che non ho ancora questi ombretti, e quindi me la sono accaparrata, anche perché mi pare che costi 9,90 euro se non sbaglio. Comunque anche con quel pack è una meraviglia, e ho preso questo e quel contorno occhi, quindi quello vi faccio passare una foto. E poi sono andata in una profumeria che si chiama Griff, qui a Catania, la Boutique, che diciamo ci stava pure anche a Napoli, però non si chiamava Griff, si chiamava solo la Boutique, e ho comprato due cose che erano stra scontate. La prima cosa, che è quella che già mi vedete addosso, è un fondotinta, l'ho già utilizzato e mi piace, cioè finora mi piace, però non sono uscita di casa, poi stasera che devo uscire poi lo voglio testare per bene. Ho preso finalmente il Super Stay Full Coverage 24 ore Foundation di Maybelline, per intenderci è quello praticamente così, questa è la scritta, vedete, è quello insomma che uscì insieme alle tinte. Io ho preso questo che era nella tonalità numero 3 True Ivory, vediamo se riesco, eccolo qua, è scritto qui sotto, e praticamente ha un dosatore a pompetta, l'ho appena messo ed è una meraviglia. Allora, questo qui partiva già da un prezzo basso, perché anziché 14 era 11,90 e c'era il 20%, quindi mi è venuto sulle 8,50 euro, insomma, alla fine ne valeva la pena, anche perché su Amazon lo trovavo sempre perennemente a 10 euro 12 euro. E poi mi sono presa una Super Stay Matte Ink, un'altra, questa era un colore che volevo troppo, ragazze, si chiama Seductress ed è la numero 65,
ve la faccio vedere, eccola qua, ed è un colore stra mega figo. Adesso la apro insieme a voi e ve la faccio vedere se riesco, perché c'ha tutta una pellicola qua praticamente resistente. Io diciamo che delle Stay Matte Ink ho la mia preferita è la Lover, sapete che ve ne ho parlato tantissime volte, e comunque punto sempre a prendere quelle chiare, insomma quelle color nude, perché le scure su di me non si sono mai comportate bene, soprattutto la, io ne ho una che si chiama Voyager, si comporta malissimo, e ne ho preso anche un'altra molto scura che non mi sto ricordando come si chiama, vabbè dopo 2 ore praticamente ce l'abbiamo fatta, che non mi piacciono tanto. Vi faccio uno swatch, io l'ho fatto lì in negozio e ho detto no, è la mia tinta, è lei, guardate che bella. A parte che fanno un odore di vaniglia stra mega figo, queste sono pazzesche, cioè ve le mettete e ve le scordate perché rimangono ferme lì tutto il giorno. Questa qui era apprezzata, dunque 11 euro credo, 10,90, insomma l'ho presa anche questa col 20%, credo che di averla pagata sulle 8 euro e qualcosa. Tra l'altro mi hanno dato 3 campioncini di profumo, il Tiffany and Love for Him, che è praticamente... credo che sia per uomo, quindi questo è per mio marito, sì, for him. Poi mi hanno dato il Jean Paul Gaultier, che è un classique eau de toilette, credo che sia invece per donna, e poi mi hanno dato questo che io lo adoro, il Paco Rabanne, l'Olimpea, che li ho finiti tutti quelli che avevo, perché è uno dei miei profumi preferiti, infatti prima o poi lo prenderò in full size. Di che andiamo all'ultimo pacchetto, quello un po' più carino, che è quello che ho preso da Sephora, anche se non ho speso tantissimo, ho speso veramente poco. Sono entrata così, tanto per dare un'occhiata, e sono uscita con questa meraviglia qua che ho già utilizzato oggi, il Facial Spray di Mario Badescu. Questa linea, diciamo, di spray ne ho sentito parlare infinite volte benissimo da un sacco di ragazze, soprattutto dalle youtubers tipo americane. Questo è quello all'aloe, erbe e rosewater, e la ragazza mi ha detto che è uno spray più che fissante, è proprio uno spray idratante che va messo prima del pretrucco, quindi oggi l'ho spruzzato e lo vedrete poi nel Get Ready With Me. Mamma mia che meraviglia, fa un odore buonissimo, l'ho spruzzato su tutto il viso e poi mi sono truccata. Questo qui non costa tanto, perché costa 8,90 euro, sì, purtroppo diciamo che non è passata la carta fedeltà, perché mi aveva detto che ci andava il 10%, ma in realtà non è passata, perché Mario Badescu non va in sconto, e quindi cazzata, insomma, al solito non passa. E poi ho preso 2 maschere, perché mi sono resa conto di non avere più maschere, perché quella di Kiko, diciamo quella anti imperfezioni, chiamiamola così, mattificante, mi è finita, e ho preso 2 maschere di quelle nuove in tubetto, che costano 5 euro credo e 90 ciascuno, sì, 5,90. In realtà c'era una promozione con le maschere in tessuto, però onestamente volevo prendere qualcosa che durasse un po' di più, perché la maschera in tessuto non riesco a riutilizzarla, anche se è bella in bevuta, perché non lo so, non riesco a rimetterla là dentro già usata, non ce la faccio. E ho preso queste in mousse, che vanno appunto applicate e poi tenute in posa 5 minuti, mi ha detto la ragazza. Sì, 5 minuti, è vero. Allora ho preso questa, che è quella più interessante, quella anti-blemish, quindi anti-imperfezioni, questa verdina, e poi lei mi ha consigliato di fare questa e poi di fare la settimana dopo quella invece emolliente, che è all'avena, credo sia, sì, all'avena. Mi ha detto fai anche questa, perché comunque questa è ottima anche per il tuo tipo di pelle. Queste, ripeto, sono costate 5,90 euro. Allora, dunque, la ragazza mi aveva fatto un campioncino di un contorno occhi, che però praticamente quella della cassa si è tenuta lei, perché io gli ho dato il cestinello con dentro questi due sample che mi ha fatto una ragazza che mi tratta sempre benissimo lì da Sephora, ma lei non me lo ha dato perché non lo trovo più nella busta, quindi è rimasto a lei. Mi aveva fatto un campioncino di un contorno occhi sempre defaticante della Shiseido, della linea Uaso, che praticamente non sono riuscita a portarmi a casa, perché lei mi aveva detto se ti piace per tuo marito poi lo vieni a prendere, vabbè che costava un rene, però l'avrei provato volentieri anche io. La ragazza mi ha dato della cassa, si è tenuto quello perché non ci ha fatto caso e manco io perché mi sono messa a parlare, mi ha dato 2 di queste maschere della Herborist. Queste sono praticamente, non so che cosa sono, acetosa idratante,
mi ha detto la puoi usare anche se hai la pelle grassa, mi ha detto è qualcosa di meraviglioso, mi ha detto l'ho provata, provala pure tu. E poi la ragazza, quella che mi serve sempre, Sofia, a cui mando un grosso bacio, ciao Sofia, ragazza dolcissima che ogni volta mi azzecca sempre i colori dei fondi, mi ha fatto un sample dell'Anastasia Beverly Hills Luminous Skin, del nuovo fondotinta, e mi ha dato praticamente, però non mi ha scritto il numero. Si è scordata di scrivermi il numero. Brava Sofia, si è scordata di scrivere il numero. Non me lo ricordo più, ragazze, quindi si è non leggo il numero. No, forse quello sotto è il numero, non lo so. Comunque c'è scritta una cosa in un geroglifico ed è il nuovo fondotinta di Anastasia Beverly Hills. Non lo apro perché faccio un casino, che non vedo l'ora di provare, di testare. Già la mia amica Monica me ne ha parlato in maniera entusiastica. E basta, insomma, come campioncini queste due cose, che poi in realtà dovevano essere quattro in tutto, perché ci doveva essere anche questo campioncino di questo contorno occhi, che però è rimasto a lei. Cazzo allora. Comunque, questo era tutto il mio shopping, credo di avervi fatto vedere tutto, sì, era tutto il mio shopping, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, stay tuned!